L'angolana rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale al termine di 90 minuti in cui, per occasioni prodotte soprattutto nella ripresa, avrebbe meritato di conquistare l'intera posta. Obiettivo centrato invece per i marchigiani scesi al Pertruzzi con l'intento di non prenderle. Si comincia al quarto sugli sviluppi di una punizione tirata da Di Camillo con Forlano che trova una doppia respinta della difesa marchigiana. La risposta ospite è affidata a Noman che su punizione angolata dei 20 metri trova l'attenta risposta di Fabio Angelozzi. La gara stenta a decollare con il gioco a stazionare soprattutto a centrocampo. Al 35esimo Brugiapaglia trova un gran gol ma dopo aver chiamato palla in maniera irregolare prima della sua prodezza. Il direttore di gara è così costretto ad annullare e sanziona il difensore marchigiano con il cartellino giallo. La squadra di Miani ci crede, al 40esimo Bongermino dopo una bella azione personale conclude dall'interno dell'area di rigore trovando la respinta di petto di Patrizi. Al 47esimo gli ospiti reclamano per un contatto in area abruzzese fra Cancelli e Gigli con Simiele che ben piazzato lascia però proseguire. La ripresa si apre al 14esimo con una buona opportunità che capita a Galli che di testa su perfetto cross di Brugiapaglia trova la risposta di Angelozzi. I ragazzi di Miani hanno l'occasione propizia al 16esimo quando sul tiro di Sotti Verdicchio non trattiene e Bongermino fallisce il tapin vincente. La gara si vivacizza e al 17esimo è ancora Noman a colpire una traversa clamorosa con Angelozzi battuto. Al 22esimo Sparvoli cade in area prima dell'incredibile errore di Bongermino che mette ancora a lato. I locali chiedono il rigore ma Simiele lascia proseguire. Al 24esimo Miani gioca la carta De Matteis richiamando in panca i Sotti. La risposta ospite vede l'ingresso in campo di Monachesi. La curia è più incisiva ma al 29esimo in area ospite Bongermino e compagni mancano un'occasione propizia. Il finale vede ancora i locali in avanti con un tiro di Sparvoli respinto da Verdicchio. Al 36esimo Marotta entra in contatto in area abruzzese con Noman che termina a terra e protesta con l'arbitro che lascia proseguire. Sul capovolgimento di fronte al neoentrato De Matteis capita la più ghiotta delle occasioni ma l'attaccante sbaglia clamorosamente mancando il vantaggio. Il finale vede il forcing angolano che produce però solo al 44esimo un colpo di testa in area di Natalini. Per la squadra di Miani è un pareggio amaro. Nel primo tempo c'è stato un sostanziale equilibrio con molte battaglie in mezzo al campo, con molte palle lunghe perché in mezzo al campo comunque c'era molta pressione. Nel secondo tempo siamo partiti sicuramente meglio noi nei primi 20-25 minuti, poi abbiamo un po' sofferto il ritorno della Renato Curi che si è resa pericolosa nel finale in un paio di occasioni. Credo che tutto sommato il risultato possa considerarsi giusto, per noi è un buon punto dopo due sconfitte, venire qua e prendere un punto non era facile, siamo riusciti e andiamo avanti, sappiamo che dobbiamo migliorare alcune cose, però oggi come atteggiamento, come mentalità la mia squadra si è ritrovata. Nella ripresa avete avuto quattro occasioni clamorose ma non siete riusciti a mettere il pallone in rete, insomma questo limite dell'attacco purtroppo rimane per la sua squadra che aveva fallito ghiotte occasioni anche in casa con l'Ancona, nella gara col Boiano e anche domenica scorsa a Iesi. Sì, non dobbiamo farlo diventare un limite perché altrimenti attualmente sì, nel gioco del calcio che se non fai gol puoi fare tutto quello che vuoi, possesso palla, però l'importante è che non lo facciamo diventare un limite, che non ci diventi mentalmente un nostro limite. Le occasioni le creiamo, oggi le abbiamo create qualcuna attraverso il gioco, qualcuna così come fanno anche altre squadre su mischie. E dobbiamo continuare a lavorare così e crederci, siamo una squadra che deve crederci sempre. Io dico che è vero che queste sono partite da vincere contro dirette concorrenti, ma noi siamo una squadra che possiamo fare risultato anche dove magari non ci si pensa. Miani, rinviato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria, però questo secondo tempo giocato dalla sua squadra lascia ben sperare. Sì, oggi è una partita difficilissima, lo sapevamo, tra l'altro qualcosa di positivo c'è stato perché in un altro momento questa partita l'avremmo persa. Noi quattro occasioni da gol secondo tempo, come spesso succede nel calcio, contropiede e loro hanno preso una traversa a portiere battuto. Quindi se vogliamo vedere un attimino anche le note positive ci sono.